Cari concittadini, buongiorno. Questo è l'ultimo saluto che faccio alla città da questo ufficio, l'ufficio del sindaco, che da Piazza Garibaldi offre uno scorcio trafficato su Strada Repubblica. Sono entrato qui all'età di 39 anni, con il sogno di fare qualcosa di utile per la mia città. 39 anni e poca esperienza, ma con tanta voglia di rimboccarsi le maniche. Oggi ne ho 49 e qualche capello bianco in più. 10 anni in cui, in termini di impegno e passione, sento di aver fatto la mia parte. Al tempo stesso, sento che Parma ha dato tanto a me, più di quanto pensassi. Entusiasmo e gioie, sofferenza, fatica e sudore, tanti sorrisi e sì, a volte, qualche lacrima. Emozioni che oggi si mescolano nei pensieri e restituiscono un intenso e vivo ricordo. Dal lavoro sul debito abbattuto alla grande alluvione. Dalla nomina di capitale italiana della cultura, passando infine per il dramma della pandemia. È stata una marcia in cui la città non ha mai smesso, nemmeno per un solo attimo, di correre in avanti sognando sempre in grande. Ma Parma è così, una città che offre a tutti e a se stessa la propria occasione di ricominciare. Questa storia, in fondo, è la storia di chiunque di noi che a Parma ha avuto la sua occasione. Ogni nostro sacrificio ci ha portato a essere le persone che siamo e se ci guardiamo dentro sappiamo che alla fine ne valsa la pena. Alla luce di questo, penso che Parma meriti tutto il nostro ottimismo ed entusiasmo e merita anche il nostro coraggio, perché ci vuole coraggio nel guardare sempre avanti nonostante tutto. Da questa intensa esperienza, l'insegnamento che ne traggo è che con le nostre mani e la volontà modelliamo il mondo. Dobbiamo solo scegliere di andare avanti senza fermarci, perché tutto dipende da noi. Tutto, alla fine, dipende dalle azioni di ognuno di noi. Domani torno a vivere la mia città da cittadino, col sorriso e carico di mille ricordi. Ma prima volevo ringraziare i consiglieri comunali, la mia giunta, i dipendenti del comune, i concittadini e naturalmente Parma. Ognuno di voi è e resterà parte di una grande famiglia di cui Parma è la casa. Le vite scorrono, i giorni passano, gli anni volano, ma la città resta. E allora fai quello che puoi con quello che hai nel posto in cui sei e le occasioni seguiranno. Solo un'ultima cosa. Grazie Parma.